Giudice punti. Salzberger, punto 118, 118. Arrozzi Orta 111, vince e diventa nuova più 7, vince Bundu. Credo che i punti siano troppi, credo. Direi che Giacic, noi stavamo centellinando i due punti. No, ma 5 punti ci possono stare, perché i due punti miei sono 7 punti, i due vedetti di parità fanno 4 punti. E quelli che dicevi, appunto. Questo ne ha portati 5, ci siamo più o meno. 7 punti sono un po' tanti. 7 punti sono troppi, a mio avviso. E sotto questo aspetto ha ragione Ortà, ma è ineccepibile, è indiscutibile la vittoria di Bundu. Ah, ecco forse che cosa ha visto l'arbitro. Grazie Barone, straordinario il collega con la telecamera, bravissimo a pizzicare questa cosa, occorre dirlo, io non so come si chiami, però con la telecamera a spalla è stato veramente un furetto stasera. Complimenti. Centomani, non avevo dubbi, Centomani ha fatto questo e altro, bellissimo. Non poteva fare di meno, ha capito il verdetto prima di essere dichiarato. E forse Ortà ha visto proprio la signorina Boni scrivere Bundu, per cui da lì allora sì, ci siamo con Bundu. Ah, è pieno di crampi Bundu. Ha ragione. Allora vediamo intanto le fasi finali del combattimento. Arriva, ah, eccolo qua, arriva. Sta arrivando. Sì. Allora, dov'è? Siete ritornati anche questa sera. Eccolo qua, Bundu che arriva, se riesce ad attraversare. Confusione, avete dato fiducia a un pugile. Eccolo qua. Allora Leonardo, complimenti miei da parte di Nino Benvenuti. Complimenti di cuore. Un incontro durissimo, direi, diventato ancora più così, più dura per le ferite, la prima ripresa subito e poi l'altra. E poi un avversario estremamente ostico, lo si diceva nello spogliatoio, ti ricordi? Veramente ostico, uno che non mollava mai, veniva dentro, poi quei colpi che lanciava lontano sembravano abbastanza leggeri, però erano belli secchi, arrivavano e non mollava mai, insomma. Poi mi spiace che sia andato via in quel modo, però non so. Ma forse penso, perché in effetti 7 punti sono quasi troppi. Il punteggio era troppo largo, però non so, può darsi, volevo vedere, può darsi, io sul ring penso che ho vinto. Vittoria è ineccepibile. No, certe volte magari può anche sbagliare sul ring. Sì, no, ma bene. Senti, momenti di difficoltà, raccontaci. Ogni tanto mi entrava in quei montanti stretti da vicino. E quando arrivavo, come dicevo prima, c'erano colpi belli secchi, quindi all'improvviso arrivava con quei montanti sinistri al viso e un pochettino qualcuno l'ha preso, infatti. E poi dopo l'ultima ripresa ho visto che insomma penso che sia meritata, insomma l'ultima è stata bella combattuta, però sì, no, poi dubbio, io ho continuato a chiedere in ultima ripresa una delle tue serie o qualche colpo pulito, però non è arrivato. Quali erano i colpi che ti hanno fatto più, o meglio che erano più pericolosi da parte sua? C'era questo diretto sinistro, mi dava noia con il diretto destro e poi all'improvviso partiva. Che lo portava da una breve distanza. Sì, da breve distanza, e sembrava che riusciva a schivarlo, invece altre volte mi prendeva. Senti, e poi come dicevo anche montata sinistra. Comunque la tua preparazione è stata comunque eccellente. Hai 34 anni. Hai 34 anni, una vitalità da 24enne. Infatti, è quello che dicevo, io mi sento sempre 24enne, guardarsi la testa è rimasta anche a 20 anni. Però, insomma. A questo punto è stato un incontro importante questa sera, certo. Un avversario vero. Ecco, dentro di te, qual è la tua strada? Ci racconti il tuo percorso, che vorresti fare? Io almeno ora vorrei arrivare a fare l'europeo, penso che sia alla mia portata, insomma ho visto ora. Ci hanno provato diversi, cioè ora abbiamo provato Abyss, è andato lì, magari se ci credeva un po' di più, dai, ce la faceva pure, io non l'ho visto, però è quello che mi hanno raccontato. Penso siamo tutti su quella portata, almeno l'europeo, se con un buon allenamento penso di poterci arrivare. Fai fatica ancora ad allenarti? Appena
A fatica? No, ma ora anzi mi alleno molto più volentieri, come ho detto. C'ho la testa sì, sempre da giovane, però su quel senso sono maturato. Quindi mi alleno sì. E sto bene. Dai. Devo stare stasera facendo 12 riprese. L'augurio così. Ovviamente... Sì, infatti la prima volta sono arrivato a 12 riprese, quindi un po' di timore ce l'avevo prima, però insomma ho visto che ce la facevo. Mi è preso un po' di crampo, penso... Le ultime riprese, ma va bene, però vabbè, l'augurio ovviamente certo. Che tu riesca a coronare il sogno europeo, tuo e anche il nostro, perché sì, la tua veramente. Vittoria anche nostra e tutti i sportivi italiani. E grazie, questa sera hai dimostrato di essere veramente con un cuore grande. Ma hai visto quanta grazie. Gente ho a Firenze? Firenze proprio, io ringrazio Firenze, mi vuole un bene, madonna, mamma mia, sì. Io. Questa cintura è per voi e grazie tanto, anche a tutti i resti italiani che ovviamente. Complimenti Leonardo, grazie. In gamba e a presto. Ciao Leonardo. Beh, possiamo chiudere allora, mi riferisco al nostro regista Dario Barone che ha ottimamente gestito le telecamere, che a loro volta hanno fatto le cose straordinarie stasera, compreso il nostro amico Centomani qui davanti che sta facendo i presenti. Facendo i miracoli. E tutti gli altri colleghi. Grazie mille, benvenuti ovviamente per il supporto tecnico. È stata una bella serata e un certo. Bellissimo combattimento da poter dare ai nostri telespettatori. E grazie a voi amici sportivi per averci seguito fino a quest'ora. Chiudiamo da Firenze, da Mario Mattioli è tutto. A voi tutti, la può cordiale. Buonanotte. Buonanotte. Und das sind sie, die Details zu den beiden Boxern. Der Mann aus Großbritannien kämpft in grün-weiß aus der roten Ecke. 34 Jahre alt, offizielles Kampfgewicht 106,3 Kilogramm. 1,84 Meter ist er groß, Profi seit 1996. Seine Statistik, 43 Kämpfe, 31 Siege, 16 durch Knockout. Sein Trainer Jim Evans aus Reading, Berkshire, England. Der ehemalige EU-Champion im Schwergewicht, Michael the Hart Spratz. Sein Gegner aus den USA wartet direkt gegenüber, boxt aus der blauen Ecke, 35 Jahre alt. Offizielles Kampfgewicht 106,3 Kilogramm. 1,88 Meter ist er groß, auch er seit 14 Jahren Profiboxer. Seine Bilanz. 38 Kämpfe, 34 Siege, 30 Mal durch Knockout. Sein Coach Dietze Lucky aus Los Angeles, California, der Nordamerika-Champion und Ex-Weltmeister im Schwergewicht, the former four-time WBO Heavyweight Champion of the World, Lemon Brewster. Wer gewinnt das Duell der schweren Jungs? Sprott oder Brewster? Die Antwort jetzt aus Kiel. Zwei alte Schlachtrösser, wenn Sie mir diesen Ausdruck verzeihen, meine Damen und Herren, liebe Boxsportfans, die sich da noch mal vor Kampfbeginn genau in Augenschein nehmen. Lemon Brewster, der Ex-Weltmeister. Und jetzt ertönt die Glocke auch für Michael Sprott. Beide haben sich in unzähligen Ringschlachten schon bewiesen. Auf recht unterschiedlichem Niveau, das muss man schon sagen. Brewster war der Weltmeisterschaftskandidat für die Kämpfe ganz oben. Und Michael Sprott hat die europäische Szenerie mitbestimmt. Ein unangenehmer, schwer zu boxender Mann in der grünen Hose jetzt links im Bild gegen Lemon Brewster. Ich.